squadra o stare dove il vostro gruppo lavora meglio, e lavorerete in gruppo per fare cosa? Facendo tesoro di tutte le cose che vi siete detti ieri, che ci siamo detti ieri, che ci diremo adesso, cercare di trovare un caso di studio più semplice possibile e più compiuto possibile, che poi invece nel pomeriggio cercheremo di tradurre con blocchi. Quindi vi invito ancora una volta a prescindere completamente dalla tecnologia e ragionare soltanto con carta e penna, almeno fino alla fine della mattinata, in modo tale che poi il pomeriggio sia dedicato a che cosa? Tornare qua alle 2, di nuovo con Brendan, vedere alcuni dettagli ancora e chiarire anche qui pubblicamente alcuni dubbi su Blocchi, poi tornare a lavorare in gruppo e con me e con Brendan che veniamo per il tavolo cercare di disegnare dei blocchi. Perché sarebbe bello che a fine giornata ogni gruppo avesse una propria libreria con 2 o 3 blocchetti e avesse provato ad usarla per costruirsi un piccolissimo programmino. Se avessimo una cosa di questo genere sarebbe bellissimo, perché nella notte io e Brendan potremmo predisporre, c'è anche la presentazione del libro, ma va bene, questo nella prima parte della notte, io e Brendan potremmo predisporre il, diciamo, un editor Blockly che contenga tutte le librerie corrispondenti ai 19 gruppi, e così domani rientrato qua potremo avere sul schermo questa bella libreria, provare ad aprirla, guardarla, confrontarla e quindi fare esemplificare quello che può essere un lavoro interdisciplinare verticale piuttosto che orizzontale. Quindi questo mi sembra un piano ambizioso e molto bello, sinceramente, cioè se riuscissimo a fare questo io ne sarei felicissimo. Spero che anche voi condividiate, diciamo, sia il senso di sfida, che è una cosa assolutamente non banale, sia la motivazione per farlo, e che quindi riusciamo insieme a portarlo avanti. Bene, detto questo, allora, quali sono intanto le cose, diciamo, più comuni che ho riscontrato ieri? Il fatto che si faccia difficoltà, ancora giustamente, a capire che cosa sia un'istruzione e a capire anche che cosa sia una descrizione rispetto a un'azione. Perché ad esempio in molte situazioni, soprattutto per chi ha come focus i bambini più piccoli, ci si è trovati nella condizione di, ad esempio, pensare allo storytelling, e lo storytelling partiva con la individuazione di una situazione o degli elementi che compongono una storia, ma non della storia. Allora, questo, diciamo, va bene, ma dovete essere consapevoli del fatto che quando descrivete qualcosa, quel qualcosa dal punto di vista dell'informatica, diciamo, o della formalizzazione che vogliamo darle, perché ripeto, noi l'informatica la usiamo come metafora, come strumento, non come, come obiettivo, che cos'è? È una struttura dati che tiene dei dati. Quindi se noi diciamo ci sono Tizio e Caio in piazza e c'è il sole, questa non è una storia, cioè abbiamo descritto una situazione. Questa situazione, a questa situazione possiamo dare un nome, possiamo dare una rappresentazione, possiamo trovare un blocchetto che si chiami situazione, come qualcuno ha fatto in modo che ho apprezzato molto. Con Blockly voi sapete che c'è modo di creare dei blocchi che poi abbiano più input. Per cui se voi pensate e volete dire ai vostri bambini che una situazione prevede che ci siano dei personaggi, che ci sia un luogo, che ci sia un tempo, va benissimo quello. Quindi chi ha fatto, chi ha pensato di costruire un blocco che prendesse 3 input ha fatto benissimo, ma quel blocco che prende 3 input è un po' come un blocco, se avete visto in Scratch o in altri programmi, che consente di definire ad esempio un colore, definire qualunque cosa, appunto è la definizione di qualcosa, di descrittivo. Quella descrizione come la si mette poi in relazione ad una storia? Allora, o la si fa evolvere e quindi da quella che è, diciamo, chiamata struttura dati si va ad attingere per dire questa l'abbiamo chiamata situazione 1, ok, voglio un personaggio di situazione 1, ok? Oppure situazione iniziale uguale, situazione di personaggi, tempo, ok? Così stiamo descrivendo una cosa.
se facciamo questa descrizione deve poi esserci utile in qualche modo, non è fine a se stessa. Quindi perché ci sia utile ci sono diverse circostanze, può essere una cosa evolutiva dove poi ci sono delle azioni che elementi di questa situazione subiscono o fanno e quindi la situazione si trasforma, quindi ci può essere situazione iniziale, poi qualche istruzione che fa qualcosa sugli elementi di questa situazione per arrivare a definire una situazione finale, quindi sarà situazione finale uguale situazione di personaggi, non saranno più quelli di prima o saranno quelli di prima che però nel frattempo hanno subito delle modifiche, ok? Allora, l'altra cosa che invece si può fare descrivendo una cosa di questo genere è per cercare di definire degli elementi riconoscibili. Ad esempio io potrei dire, c'è chi ha deciso di occuparsi invece in scienze di classificazione, fare una classificazione dicotomica o cose di questo tipo. Questo va benissimo perché porta un albero di decisioni, quindi porta senz'altro ai costrutti condizionali, a tante belle cose, e anche all'osservazione. Allora, l'osservazione, ecco, si può prestare a fare una cosa di questo genere. Ad esempio, per fare la classificazione di piante, potrebbe esserci la descrizione della pianta che si compone di vari elementi. E questi vari elementi vanno poi riconosciuti. Quindi ci può essere pianta da riconoscere, e avrà tipo di foglia, il tipo di fusto, il portamento, non so quali siano le caratteristiche. Ok? Avrà queste caratteristiche. Dopodiché queste caratteristiche dovranno essere messe a confronto con altri, che sono che cosa? Sono i prototipi delle descrizioni delle piante con le quali noi dobbiamo confrontare quella incognita per capire se corrisponde oppure no. Ok? Allora potremmo o guardare le singole caratteristiche della pianta e dire pianta da classificare è foglia, è lanceolata? E allora ci sarà un'istruzione che dica confronta questo con questo e l'esito sarà uguale, diverso, oppure vero e falso, oppure è uguale a. Oppure potrebbe esserci un tentativo di confronto diretto di due piante e allora vuol dire che l'intera descrizione con tutte le sue caratteristiche deve essere messa a confronto con quella con tutte le sue caratteristiche. E allora, ad esempio, se voi avete un oggetto che avete definito come pianta che si porta dietro tutte le caratteristiche e un altro oggetto, chiamiamo pianta 1 uguale pianta di foglia lanceolata, poi pianta 2 uguale pianta con foglia non so come si chiami, eccetera eccetera, cosa fate a un certo punto? Potete definire invece un blocco che è in questo caso una procedura che dica confronta pianta 1 con pianta 2, ok? Questo può essere una procedura, può essere una funzione, perché questa funzione può ritornare un valore che è uguale e diverso. E perché la chiamo procedura o funzione? Perché potete dettagliare con istruzioni più semplici cosa voglio dire confrontare queste due, e quindi può voler dire prendi foglia di pianta 1, foglia di pianta 2 e confronta foglia di pianta 1 e foglia di pianta 2. E questa, se ritenete che sia un'operazione elementare, è un'istruzione. Istruzione prende due parametri, la prima foglia e la seconda foglia da confrontare, ma dovete definirla. Allora, se questa pensate che per il bambino o per voi sia un'operazione elementare, allora va definita a parole e va spiegato all'esecutore ideale di questa istruzione cosa deve fare. Quindi cosa deve fare, cosa vuol dire? Cosa vuol dire confrontare due foglie per decidere se sono uguali oppure no? O cosa vuol dire confrontare il portamento di due alberi per decidere se sono uguali o no? Questa è una cosa che comunque è un contenuto specifico della vostra disciplina che voi dovreste veicolare in ogni caso, quindi non è che dobbiamo creare una sovrastruttura. Dovete soltanto capire che ruolo hanno i vari saperi che voi comunque dovete trasmettere ai vostri alunni nella organizzazione di un modo algoritmico di risolvere il problema che avete di fronte o che assegnate loro. Okay. L'altra cosa importante è che, e questo è un altro,
diciamo, un piccolo equivoco. Siccome avete tutti una, ormai una certa dimestichezza con col.org e con Scratch, viene naturale pensare che nel fare questo si cerchi anche di descrivere delle azioni che poi possano trovare riscontro in Scratch. Quindi se noi costruiamo dei blocchi, adesso ci sembra strano che il computer non li esegua per noi. Ma dovete prescindere dalla tecnologia, per cui non dovete costringere, cioè io non voglio costringervi a usare il computer poi quando spiegate come fare la tassonomia vegetale, ok? Quindi vi sto soltanto proponendo di utilizzare il computer per costruirvi dei blocchi che poi possono essere dei fogli di carta, può essere una pagina di quaderno in cui usate quella rappresentazione anziché un'altra, oppure può essere semplicemente qualcosa che usiamo tra noi per dire, no, guarda, in scienza e in tecnologia hanno usato gli stessi blocchi. Ok? Vuol dire che hanno bisogno delle stesse istruzioni elementari e quindi possono fare sinergie tra di loro. Bene, vuol dire solo questo. Allora, questo vuol dire che chi di voi ha detto, ha proposto come attività, benissimo, allora facciamo storytelling, costruiamo una storia, questi sono i personaggi e li animiamo con Scratch, attenzione, non li animiamo con Scratch, questi sono i personaggi, le istruzioni che dovete inventarvi oggi sono quelle che spiegano a un bambino come costruire una storia, non come animarla con Scratch. Perché altrimenti aggiungete alla difficoltà concettuale di capire come si costruisce una storia tutta la difficoltà tecnica, la fantasia e quant'altro che uno poi giustamente metterà in Scratch, ma potrà metterlo in Scratch o potrà non metterlo perché magari deve fare un tema invece, ok? E il meccanismo logico deve essere lo stesso, non deve essere che di fronte a Scratch fa una cosa meravigliosa, senza Scratch non fa niente. Ma non solo, ma voi se voleste fare questo impazzireste oggi a fare una meta storia con Scratch, cioè un creatore di storie con Scratch, è una cosa che non riuscite a fare nemmeno in un mese, forse nemmeno in un anno, perché dovete prevedere tutte le possibili cose che con Scratch si possono fare, beh, è Scratch stesso, cioè dovreste rifare Scratch, cioè Scratch è uno strumento per raccontare storie, appunto. Quindi è inutile che voi usiate Scratch per fare uno strumentino per raccontare storielle. No, avete uno strumentone per raccontare storie. Ok? Quindi questo vuol dire che le istruzioni che dovete inventarvi, e per questo vi dico concentratevi sui casi di studio e trovatevi un esempio più semplice e adatto possibile, sono prima di tutto istruzioni e poi far vedere anche come intendete usarle. Il vedere come intendete usarle è fondamentale, perché altrimenti non riuscite ad essere certi che quello che avete concepito come istruzione, uno, sia davvero un'istruzione, due, vi sia davvero utile. Cioè non è che pensando al problema della, qualcuno l'ha fatto, anche questo è un bel esempio, di costruzione di un poligono regolare con squadra e compasso, che va benissimo, e questo è un esempio che va molto bene, ma se voi ragionate in astratto e dite di che istruzioni ho bisogno, fin tanto che non provate a usare queste istruzioni per descrivere il procedimento, non capite se davvero quelle sono istruzioni che ho bisogno. Non solo, ma fin tanto che voi stessi non provate ad eseguire una di quelle istruzioni, non siete certi che quelle siano istruzioni piuttosto che piccole procedure loro stesse, la cui complessità ad esempio dipende dalla lunghezza della linea o da non so quale altro parametro. Altra cosa importante che è venuta fuori in modo molto interessante, quindi vi riporto un po' le cose che ho raccolto ieri, e ve le riporto proprio perché erano spunti assolutamente non banali, quindi sono felice che siano venuti fuori, è questo. Qualcuno era sgomentato dal fatto che i computer ci hanno abituato, questa piccola esperienza che abbiamo fatto con i computer, che quando noi scriviamo un algoritmo lo proviamo e alla fine è giusto o sbagliato, e è giusto o sbagliato ce lo dice il computer. E questa è una bella comodità, lo capisco, però in realtà di fronte a questo allora lo sgomento era: bene, io mi invento queste istruzioni, provo a costruire una procedura e chi mi dice se è giusta? Allora, questa è una domanda bellissima, ma chi vi dice se è giusta? Voi.
Perché dovete capire che quello che stiamo facendo con un formalismo simile a quello informatico è esattamente quello che voi propinate tutti i giorni ai vostri alunni. E chi vi dice che non state sbagliando? Noi. Voi stessi, gli alunni o nessuno? Nessuno. Quindi questo è uno strumento in più per chiedervelo, ma davvero io gli sto descrivendo, perché guardate che ci sono cose difficili da fare che a chiunque è legittimo che venga il dubbio di aver spiegato bene. Allora, avere uno strumento rigoroso che scompone in piccoli passi quello che voi dovete fare, e questi passi, averli rigorosi, consente ad esempio a due insegnanti di matematica di dire: scusa, provi a fare la moltiplicazione in colonna come io l'ho descritta e vedi se funziona. Perché a quel punto, se davvero voi avete fatto una cosa consistente, vuol dire che un qualunque esecutore, con quei prerequisiti che voi avete immaginato, deve riuscire a farlo senza ulteriori spiegazioni. E quindi avete non uno, ma decine o migliaia di esecutori a cui chiedere se è giusto o sbagliato. Purtroppo ciascuno di loro è soggetto ad errore pure lui, quindi rispetto a un computer non sapete se l'eventuale errore è colpa vostra o è colpa dell'esecutore. Però capite che questo è un punto fondamentale anche nel rapporto docente-alunno, insegnante-alunno. Perché ogni volta che un alunno non risponde bene a una domanda è legittimo chiedersi: ma glielo ho spiegato bene? E voi allora rispiegate. E qui è semplicemente una formalizzazione o uno strumento metodologico in più per fare questo procedimento con una descrizione rigorosa che poi vi serve, perché a quel punto è nero su bianco, non è soltanto una cosa che in una lezione vi viene detta bene, in una lezione vi viene detta meno bene, come normale. Ok? Quindi questo ovviamente non sostituirà la vostra lezione, ma sarà un ausilio metodologico dove riterrete utile adottarlo, sia per veicolare ai vostri alunni la procedura, sia per averla, diciamo, visivamente rappresentata per voi stessi, o per poterla confrontare con quella invece che utilizza un altro collega, o magari per fare dei ragionamenti sulla complessità. Perché, ad esempio, la somma, secondo voi, che complessità? Io vi dicevo che quando noi facciamo la somma con l'incremento, no, l'esempietto che vi ho fatto ieri di sotto, quando facciamo una somma partendo dall'incremento, la complessità è lineare, cioè dipende dalla dimensione dei numeri interi che stiamo sommando. Ma poi vi ho detto, però, la somma è anche un'istruzione se è eseguita invece da un componente hardware, cioè da un pezzo di computer che la sa già eseguire così come gliela dite, non ha bisogno che gliela spiegate ulteriormente in termini di incremento di 1. Allora, come fanno secondo voi i computer? Fanno esattamente come noi, come noi facciamo con carta e penna, cioè mettono, allineano i due numeri da sommare, partono dalla cifra meno significativa, la sommano, se c'è un riporto lo propagano, poi sommano la cifra più significativa, se c'è un riporto lo propagano e così via. Allora, questo secondo voi che complessità? È vero che la complessità è 1, cioè che è costante? No, perché se voi ho capito dite sommami 3 più 4, sommami 4527 più 2328 non è uguale. E allora il ragionamento è: qual è il passo elementare? È la somma di numeri a una cifra con riporto. Questo è il mattoncino elementare. Allora, anche questo, vedete, è un esempio per chi si occupa di matematica, banalissimo, perché banalissimo, poi dipende dall'età dei bambini ovviamente, dire se è banale o non è banale, però è un esempio semplicissimo per noi per chiarirci le idee. Ebbene, questo esempio semplicissimo già si presta a capire come definire un'istruzione elementare, che cosa sia davvero un'istruzione elementare e come usarla per arrivare ad un algoritmo che ci porti al risultato, e questo algoritmo eventualmente trasformarlo in una funzione che è somma di due numeri. E vedete come riusciamo a esplicitare la somma di due numeri, che diventa una spiegazione che invece non sarebbe intrinsecamente presente nella semplice operazione matematica che comunque Blockly ci mette già a disposizione. Cioè, se noi dicessimo semplicemente somma uguale a più b, nasconderemmo tutto il procedimento della somma,
Se lavoriamo ad un'età in cui invece il focus è su quel procedimento, non ha senso che noi usiamo come istruzione elementare la somma, ma dobbiamo ancora spiegarla. Ok, quindi questo è il tipo di cosa che vorrei che faceste. Dopodiché gli esempi si sprecano, perché adesso sto attingendo dalle varie cose che sono state dette ieri e dalle cose che mi vengono in mente, ma voi ne avete in mente molti di più perché siete padroni di discipline che io non padroneggio. Però ecco, questo è il tipo di esercizio da fare oggi, da continuare a fare adesso ancora per mezz'ora e poi da fare per il resto della mattinata dopo il break, in modo tale che alla fine della mattinata voi abbiate diciamo un primo tentativo di individuazione di un quindi questo vi chiedo, potete farlo anche per punti, anzi se lo fate tutti esattamente con questi punti e con questo ordine mi aiutate poi quando vengo a orientarmi nei vostri documenti e nei vostri appunti, in modo tale da velocizzare il giro, perché siete 19 gruppi, per cui non è banale. Altra cosa, vi chiedo di parlarmi in gruppo, perché? Perché altrimenti c'è un difetto di informazione nella necessità di quello di voi che vi parla di riferire al gruppo, quindi c'è una perdita di tempo inutile e un rischio di incomprensione. Quindi dicevo, la prima cosa, individuazione dell'esempio che volete portare avanti. Seconda cosa, individuazione dei prerequisiti, cioè che cosa volete dare per scontato. E in quello che date per scontato ci sono due cose su cui potete fare affidamento che è bene che voi impariate a distinguere. Le cose che possono essere dei concetti, ad esempio, quindi, diciamo elementi descrittivi, cioè cose che immaginate che il bambino sappia o non sappia fare, ok? E invece cose che il bambino immaginate che sappia fare. Allora, che sappia vuol dire che immaginate che qualcun altro gliela già definita rigorosamente, perché qua cerchiamo di attenerci a cose che si prestano ad una descrizione rigorosa. Quindi, cose che gli sono già state descritte rigorosamente, concetti, chiamiamoli costanti, chiamiamoli come vogliamo. Poi, invece le altre sono azioni che immaginiamo o capacità che il bambino abbia già acquisito. Queste, un secondo solo. Ok, ad esempio un concetto è un numero. Che cos'è un numero? Che cosa sappia fare incremento di uno? Ok? Allora, oppure somma di due numeri. Allora, vi faccio questo esempio: incremento di un numero e incremento di uno, somma di due numeri. Allora, noi potremmo decidere, a seconda del target di età del bambino, che incremento di uno sia per noi un'operazione elementare e quindi come tale sia un'istruzione che prendiamo, diciamo, immaginiamo che sia già un patrimonio del bambino, e quindi è come dire che il bambino arriva con il suo blocchetto già disponibile nella libreria, e quindi voi siete liberi di usarlo. Questo prerequisito serve per dire: questo non è un blocco che mi sto inventando, io lo disegno per usarlo, ma spero di ritrovarlo da chi prima di me si è inventato quel blocco. Dopodiché ci sono altre cose, come ad esempio la somma o la moltiplicazione in colonna, che in realtà se voi scrivete in colonna date per scontato che il bambino lo faccia con carta e penna, e allora non con la calcolatrice, e allora per lui quell'operazione non ha costo 1, quell'operazione è di per sé un piccolo algoritmo, è una procedura, una funzione. E allora nel identificare i prerequisiti, anche questo mi farebbe piacere che voi in qualche modo riuscisse a classificare, cioè quale di questi prerequisiti è concettuale, quale è un'azione elementare, qual è una procedura o una funzione. Ok? Prego. Se io nel caso del poligono che abbiamo fatto ieri, quando io dico bambino, prendi righello e disegna una linea. Il disegna una linea, io già do per scontato che mi sa che cos'è una linea retta. Quindi questo che tipo di concetto è? Che tipo di prerequisito è quello che già sa fare o fa parte di un altro blocco? Allora, se voi potete, io non so dirvi, diciamo, perché non ho competenze specifiche nella disciplina, non so dire se il disegno da linea possa essere ritenuto elementare oppure no, e quindi possa essere un'istruzione, dove per istruzione torno a dirvi,
è importante che voi riteniate istruzione una cosa che in qualunque contesto venga eseguita comporti più o meno lo stesso impegno, mettiamola così. Quindi disegnare una linea forse ci sta. È ovvio che se io ti dico disegna una linea che da qua arrivi fino al monte, tu devi preoccuparti di come farla andare dritto, insomma diventa tutt'altro ordine di problemi e la lunghezza diventa determinante. Però fin tanto che sia su un foglio disegnata un po' più lunga, mi va bene che sia alimentare. Nel disegno una linea, questa è senz'altro un'azione, perché dici disegna, c'è un verbo. Sì. Invece linea è un concetto. Allora, qua che cosa vuol dire? Che tu stai dando per scontato il concetto di linea e la capacità del bambino di disegnarla, per cui sono due cose che dai per scontato. Quindi se tu dici per me disegna... Sono due prerequisiti elementari. Ma va bene, però sono due. Cioè, a me, diciamo, non sta a me sindacare se a livello a cui tu stai operando siano da dare per scontato oppure no, ma senz'altro linea è un concetto, disegna una linea è un'azione. Quindi, come? Leggi una frase, va benissimo, però leggi una frase e fate attenzione, perché il rischio grosso di leggere una frase è che nessuno di voi si preoccupi di spiegare e di espanderlo. Allora, se tutti voi date per scontato che la lettura sia banale, e in realtà banale non è, non solo, ma leggi una frase definitivamente non è una istruzione ma è una procedura. Allora, se nella lettura della frase voi non date già un conto, per esempio, se voi dite, allora questo si traspone esattamente in algoritmi informatici che usate tutti i giorni quando fate una ricerca su Google. Quando fate una ricerca su Google state dicendo a Google leggi tutto il mondo per favore, ma non gli dite solo leggi tutto il mondo perché così diventi più colto, gli dite leggi tutto il mondo e per favore trovami tutte le pagine che contengono questa parola. Allora, se vi dite una cosa di questo genere, cioè ad esempio, leggi questa frase e trova il verbo, ok? Questa è una funzione. Perché è una funzione? Perché dopo averla letta vi aspettate che vi restituisca il verbo. Se dite invece, leggi la frase, allora voi immaginate che in qualche modo lui la interiorizzi e non vi aspettate un risultato. E quindi questa è una procedura. Cioè qualcosa che gli dite di fare senza dirgli perché, come dire, ok? Cioè un po' questo, mettiamola così, diciamo, rivolto a un bambino, in pratica non gli chiedete un riscontro. Non vuol dire che non glielo chiederete mai, ma magari poi glielo chiedete dopo. Ok? Quindi può essere, prendi una frase, leggi la frase, adesso dimmi dove era il verbo. Allora, se gli dite una cosa di questo genere, dimmi dove era il verbo, in realtà non è il modo migliore di descrivere la cosa, perché state lasciando al bambino la complessità di capire come fare per non doverci pensare voi. Perché se io ti dico leggi una frase e tu mi dici ok, fatto, dove era il verbo? Io ti ho messo di fronte ad un problema e non ti ho spiegato come tu farai a risolverlo. Mentre invece se io costruisco una funzione che trova il verbo in questa frase, allora necessariamente nell'espandere questa funzione io devo spiegarti come fare e devo porre il problema di come fare a dire a un bambino come riconoscere dov'è il verbo mentre legge la frase, e capirete scrivendo la procedura che quella procedura avrà una complessità che dipenderà dalla lunghezza della frase, perché necessariamente per leggere dovrà leggere una parola alla volta, non potete dirgli ok, l'hai trovata, cioè dovete dirgli leggi la prima parola, questa parola ha queste caratteristiche oppure no, vai avanti, insomma, non so cosa dovrete dire, ma dovete dire. Ma quello che è in didattica, dai, lo si dice in informatica, noi facciamo in didattica, quello che in didattica si chiama la descrizione in termini operazionali dell'obiettivo. Perfetto, mi piace moltissimo. Allora, l'obiettivo descritto in un certo modo deve avere condizioni, performance e criterio. Benissimo, nel momento allora in cui ha le condizioni, cioè data una frase che la conosce completamente, no, il bambino la legge quindi a voce alta così sopra esattamente cosa voglio e trova magari in questo caso qua un verbo, certo, il verbo che la regge. Quante volte deve fare questa cosa finché io dica che l'obiettivo è raggiunto? 9 volte su 10. Quando l'obiettivo è descritto in termini operazionali ho tutto quello che lei ci sta chiedendo. Benissimo, per cui questa cosa però ecco, dovete in qualche modo estrinsecarla e capire che non è per esempio banale. E non è banale anche nelle cose che sembra più facile come dire una frase.
L'altra cosa che io non so poi necessariamente esemplificarvi, ma è senz'altro vera, è che nella lettura di una frase, un'altra cosa che è, a mio avviso, molto interessante è capire fino a che punto si può, diciamo, rispondere alla domanda, ovvero svolgere il compito che è l'istruzione o la procedura o la funzione sottintende, ad una prima lettura, oppure quante volte è richiesta una rilettura. Perché tutte le volte che si riesce a farlo in una prima lettura, la complessità è lineare, come abbiamo visto ieri, cioè vuol dire che il tempo necessario è proporzionale alla lunghezza della frase. Ma se invece c'è qualche tipo di analisi del testo che richiede di leggere e trovare degli elementi, poi rileggere e mettere in relazione, poi rileggere e fare non so cos'altro, questo potrebbe non essere più lineare, perché potrebbe dipendere da quanti di questi elementi trovo e da quanti di loro devo mettere in relazione, potrebbe ad esempio essere quadratico. Quindi vuol dire che se a un bambino dà da leggere una frase di 3 righe a uno di 6 righe, quello di 6 righe non è che ci deve mettere il doppio, ci deve mettere 4 volte tanto. Ok? Quindi anche queste sono cose diciamo interessanti, valori aggiunti di questa formalizzazione, perché aiutano tanto voi quanto il bambino a capire che cosa si può fare in una prima lettura, e anche qualora poi diventi tanto abile da farlo a colpo d'occhio, perché non dimentichiamo che noi abbiamo l'intuito, abbiamo il colpo d'occhio che i computer non hanno, ma è bello sapere che quel colpo d'occhio è un valore aggiunto dato dalla nostra natura umana e non è una proprietà intrinseca dell'algoritmo che stiamo eseguendo, per cui non dobbiamo sentirci stupidi se il colpo d'occhio non lo abbiamo, non dobbiamo pensare di non aver capito se il colpo d'occhio non lo abbiamo, quello sarà oggetto di allenamento. È un po' la stessa cosa che succede quando impariamo a leggere, cioè se noi insegniamo, voi insegnate a un bambino a leggere, immagino che non gli diciate di guardare una parola a colpo d'occhio e riconoscerla, cosa che invece quando poi leggiamo adesso facciamo. Quindi è un po' la stessa cosa, cioè se per imparare a leggere dobbiamo di fronte a una frase leggere carattere per carattere, lettera per lettera, è ovvio che poi leggi una parola diventerà un'istruzione ai livelli più alti, perché anche se la parola è lunga non è che diciamo ok, ho la parola lunga, ci ho messo di più, ma quando un bambino impara a leggere, se deve leggere supercalifragilistica e scrivere tutto, ci mette di più che a leggere mamma, ok? Quindi anche per lui quella a quel livello non è un'istruzione. Ok? Ci sono domande? E allora però non ho finito di dirvi che cosa mi aspetto, perché poi abbiamo fatto questa lunga digressione. Allora dicevamo, siamo arrivati ai prerequisiti. A questo punto, dopo aver detto quali sono i prerequisiti, tocca a voi. E allora dovete darmi se volete, allora la descrizione del procedimento, se vi è utile darla a parole o in un gergo diverso, fatelo pure per voi stessi, per me, per chi poi leggerà il vostro elaborato, insomma, vedete qui, usate pure, anzi, da un certo punto di vista, quanto più tradizionale è il modo in cui lo descrivete, tanto meglio è, perché lo rendete più fruibile a terzi. Cioè qua stiamo facendo un lavoro di traduzione fondamentalmente, quindi è un po' come la stella di Rosetta, se non ci fosse il testo a fronte non servirebbe a niente, ok? Quindi è fondamentale che ci sia questo esercizio di prima usare il linguaggio specifico della vostra disciplina nell'ambito in cui viene insegnata e poi cercare di fare l'esercizio che invece io vi propongo. Dopodiché però ecco, l'esercizio che io vi propongo in che cosa consiste? Nel descrivere le istruzioni, a questo punto sì, istruzioni elementari, e nel costruire una piccola procedura, una piccola funzione che le usi per raggiungere lo scopo che vi siete prefissati. Tanto più semplice è l'esempio che fate, tanto meglio è. Perché poi a farne di più complessi arriveremo. Però se partite da una cosa complessa, già è complesso questo esercizio. Quindi non partiamo da un problema troppo complesso.
A meno che, ad esempio, in matematica un problema, seppur complesso, perché chi ad esempio si occupa di matematica ai livelli scolari più alti, è ovvio che non può fare l'esempio della somma con l'incremento di 1, ok? Sarebbe fuori luogo. Però deve concentrarsi su un concetto e un'attività che sono non banali a quel livello di età, ma che trasposti in termini, cioè, dal punto di vista algoritmico, si riescano a descrivere senza impazzire, in modo tale che adesso riusciamo a fare questo esercizio in poche ore, quando invece per spiegare cose più complicate come la fattorizzazione, ad esempio, di cui parlavamo ieri, potrebbe non essere sufficiente il tempo che abbiamo durante la sala studio. Però anche la fattorizzazione di cui discutevamo ieri potrebbe invece prestarsi bene, dando ad esempio per acquisiti una tabella dei numeri primi o qualcosa di questo tipo, cioè senza pretendere anche di applicare il livello di Eratosfene o qualunque altra tecnica per trovare anche quali sono i numeri primi. Ok? Va bene. Bene, allora a questo punto io direi che se ci sono, anzi facciamo una cosa, scusate, visto che di solito loro è previsto che inizino alle 10 e abbiamo ancora un quarto d'ora, usiamolo se ci sono domande, allora raggiungene una. Scusate, fate silenzio. Un po' di persone che mi si generata dal confronto del gruppo, perché quando uno si fa c'è la ok, possiamo dire che è la tua. Poi capisci che non ha fatto una cosa. E allora mi ricordo. E fin qua. L'algoritmo se l'ha presa che è costruibile. Adesso è evidente l'universo che studiamo noi, no? Ma ieri uno dei pezzettini che ho volto mentre si parlava, sapevo che ho ascoltato quello che succedeva. Ma sì, fate cosa che i loro non ci sono, ma poi lo faranno. Allora, nella costruzione di un algoritmo per insegnare il concetto a un bambino, l'obiettivo è che noi scriviamo una procedura per cui poi c'è un qualcosa che succede, una attività precostituita, che poi il bambino utilizzerà. Oppure è un esercizio di stile che io faccio per poi insegnare, perché il bambino parla alla stessa maniera, per cui devo pensare a qualcosa che sia nelle capacità di costruzione del bambino. Ok, allora, questa è una buona domanda perché è un punto che effettivamente ieri è emerso in diversi tavoli e non avevo ripreso oggi. Allora, quando vi dico di prescindere dagli strumenti, non vi dico di prescindere da Scratch, ma di prescindere anche dai cartoncini colorati, dalle aule 2.0, dalle aule morbide, dagli spazi particolarmente attrattivi, cioè deve essere una cosa che serve a chiarire quella azione come deve essere fatta, punto. Cioè se la somma va fatta in quel modo, va fatta in quel modo con Scratch, va fatta in quel modo con carta e penna, va fatta in quel modo con dei numeroni colorati scritti in cartelli, non importa. Cioè quando vi dico prescindete dallo strumento vuol dire anche prescindere appunto da strumenti unplugged, non soltanto prescindere dalla tecnologia. Dopodiché prescindere cosa vuol dire? Che adesso ancora in questa fase non stiamo implementando niente, stiamo semplicemente concettualizzando il ragionamento e il procedimento in un algoritmo. Quindi è un lavoro di descrizione algoritmica di una capacità, un'azione, un sapere, ok? Che serve a voi per farvi un'idea più precisa, serve a veicolarlo, serve a poi implementarlo. Allora, se voi acquistaste, lo metto al condizionale perché non mi aspetto che lo facciate, un libro di algoritmi, il libro di algoritmi non è che ha un dischetto con i programmi da eseguire, un libro di algoritmi serve nella vita a capire quello che vi dicevo ieri, cosa che adesso questo intuitivamente tutti sappiamo, se dobbiamo prendere il retto telefonico e cercare un nome non iniziamo dalla prima pagina a sfogliarlo, ok? Questo è un algoritmo. E quell'algoritmo è codificato, si chiama ricerca dicotomica.
Allora, chi l'ha scritto non è che ha detto ok, prendi un elenco telefonico, apri una metà, non ha fatto questo, ha trovato il suo formalismo simile a quello che noi adesso faremo con i blocchi per chiarire a chiunque che di fronte ad un insieme ordinato di elementi, se si deve cercare un elemento, conviene partire dalla metà e buttarne via, fare un confronto e automaticamente dimezzare la complessità del problema. Capite che una cosa descritta così è del tutto generale, che poi la applichiamo, come mi è capitato di fare in Contour Live, la applichiamo utilizzando le altezze delle persone, le facciamo venire lì, le facciamo muovere sul palco, piuttosto che farlo con delle slide PowerPoint, piuttosto che farlo con Scratch, piuttosto che farlo con i libri scolastici, è esattamente la stessa cosa. Quindi poi che tipo di abilità costruirci sopra è un passo ulteriore, è un'ulteriore libertà di chiunque di voi che serve poi a calare quel sapere anche sulle fasce d'età e sulle... Io qua mi sento di dire anche, facendo riferimento al gruppo del sostegno, anche sulle diverse necessità. Cioè può anche esserci una diversità che non si estrinseca una diversità di approccio intendo, che non si estrinseca nel cambiare l'algoritmo, ma nel cambiare l'implementazione dell'algoritmo. Questa è una cosa che non è venuta fuori e ritengo che sia una riflessione utile, anche se estemporanea, per il sostegno. Cioè in alcuni casi può essere proprio questa la differenza di approccio, o il sostegno o l'aiuto che serve a compensare un'esigenza specifica, cioè il fatto che una cosa, adesso mi viene da pensare alla dislessia, ma in termini, perdonatemelo, estremamente ingenui, perché non conosco come il problema vada realmente affrontato, ma se il problema è la lettura, detto molto banalmente, perdonatemi, ci può essere un modo di rappresentare ad esempio i numeri in modo diverso, soprattutto numeri piccoli, in modo diverso rispetto a scrivere i numeri. Ma se dobbiamo spiegare il concetto di somma, magari riusciamo a spiegarlo lo stesso, e magari anche il procedimento per calcolare la somma riusciamo a spiegarlo lo stesso, ma utilizzando una rappresentazione diversa che sia funzionale al destinatario. Okay? Quindi, per rispondere alla domanda, quello che dovete fare voi non è per qualcun altro, è per voi. Quindi non dovete, è per voi in base al mestiere che fate. Cosa intendo dire? Che se l'esempio è come si fa la somma, è ovvio che non lo facciamo per noi stessi, perché dopo aver scontato che noi lo sappiamo già fare, ma lo facciamo per noi stessi nel momento in cui sappiamo che il meccanismo di somma ci capita di doverlo spiegare. E allora ci chiediamo, ok, quando lo spiego, come lo spiego? E come lo spiego prescinde dal fatto che usi dei cartelloni o usi degli insiemi di palline. Il come lo spieghi dice che cosa ci fai con quei cartelloni e con quelle palline. Ok? Ok. Altre domande? Allora, se non ci sono domande, a questo punto va, prego. Silenzio. Tra gli esempi di italiano e quelli di matematica, scrisse quello che c'è una enorme differenza tra gli esempi dei gruppi di italiano e ovviamente quelli di matematica, sì. Dove in matematica c'è subito un risultato molto più svegliato. In italiano, cioè rispetto infatti allo storytelling, che noi abbiamo avuto la difficoltà di procedere poi. Allora, secondo me lo storytelling non è un buon esempio. Allora, non è un buon esempio perché non è un'attività elementare. Cioè, lo storytelling è una cosa che è intanto tipicamente interdisciplinare. Lo storytelling non è una disciplina, no? Perché mette in campo tante abilità diverse, tante cose diverse. Per cui, se vi piace pensare allo storytelling, pensateci, ma non lo consiglio. Ma non lo consiglio a nessuno, perché lo storytelling appunto si applica a qualunque disciplina, non è l'italiano, quindi storytelling. Allora, il conto è costruire una storia, attenzione, che non è storytelling. Cioè storytelling è raccontare qualcosa in modo accattivante. Allora, invece, se io dico come si costruisce una relazione scientifica, come si costruisce un testo argomentativo, questo è, che non è storytelling, per cui storytelling adesso va di moda, ma non è questo. Infatti, diciamo,
nulla contro le moda, perché il codice va di moda per tutti. No, io stavo pensando, poi dopo la giornata di ieri, stamattina avevo pensato a una presenza del Cassandra, che era la distribuzione, che lei ci aveva parlato del testo distributivo, e quindi degli elementi del testo distributivo, quindi per esempio la distribuzione della persona. Sì, ad esempio, cioè un'altra cosa adesso mi viene in mente nella costruzione di una tipologia di testo, anche mettere dei checkpoint da qualche parte per dire arrivato a questo punto tu hai introdotto, che so io, la situazione, il tema, ti sei ricordato di, o hai verifica di aver, cioè se pensa, io adesso non vi so fare un esempio concreto perché non so quali siano le regole per scrivere un, per costruire un buon testo descrittivo. Mi viene in mente a maggior ragione per il testo argomentativo, che in quel caso c'è anche una sequenza logica di passi. Però, ripeto, può essere calzante per il livello di lavoro, non mi ricordo quale sia, però, ripeto, eviterei lo storytelling. E lo eviterei, allora, lo eviterei per tutti, perché? Perché lo storytelling io lo vedo un po' come una tecnica, un po' come un'implementazione di qualcosa, cioè non è l'essenza del sapere che state trasmettendo, tantomeno lo è nel sapere in ambito disciplinare che state trasmettendo. Appunto, può essere una bellissima attività interdisciplinare per mettere tutto insieme e ad esempio preparare una performance per l'esame, piuttosto che fare tante belle cose, aumentare le proprie capacità relazionali. Adesso non so cos'altro dirvi, però capite che sicuramente non è un esempio semplice, adesso mettiamola così, potrebbe anche essere pertinente per qualche disciplina, per qualche fascia d'età, ma sicuramente non è una cosa semplice. Bene, vado. Allora, restate qua, perché spero di rientrare subito con voi.